Vicenza batte Pescara 1-0. Primo tempo quasi tutto in mano alla squadra di casa. Al decimo minuto c'è una traversa clamorosa colpita da Lanzafame, che si ripete due minuti dopo con una conclusione molto potente che esce di un niente. Al diciottesimo gran tiro di Giacomelli, sfera di poco al lato. Al ventunesimo si vede per la prima ed unica volta in questo primo tempo il Pescara con un colpo di testa di De Sena, che sfrutta un traversone di Masciangelo dalla sinistra. Poi però ancora Vicenza al trentesimo, gran bel gesto tecnico da parte di Meggiorini, la sua girata però è leggermente alta. Tre minuti dopo ancora Meggiorini ci prova a pungere il portiere Fiorillo, ma da pochi metri sugli sviluppi di un corner alza troppo la mira. Il primo tempo termina in pratica qui. Poi nella ripresa non ci sono subito dei cambi, però il Pescara ne fa uno al settimo minuto, entra Maestro al posto di Busellato, che mi sembrava in quel momento forse l'unico interditore nel centrocampo del Pescara, mentre il tecnico Di Carlo fa entrare Van de Putte al posto di Giacomelli e Nalini al posto di Zonta. Il Vicenza la sblocca al tredicesimo con Meggiorini, che di testa raccoglie proprio un cross di Beruatto. Poi sempre Meggiorini al ventitreesimo in ripartenza viene murato dalla difesa del Pescara. Ci sono altri cambi, Grassadonia le prova davvero tutte per cercare di raddrizzare una partita che sta sfuggendo di mano. Al ventottesimo entrano Galano e Nzita, Galano prende il posto di Bellanova e Nzita di Masciangelo. Al trentunesimo però è ancora il Vicenza a farsi minaccioso con una conclusione centrale di Luca Rigoni, il fratello di Nicola che gioca nel Pescara, però il tiro viene parato. Al trentacinquesimo ancora Vicenza in avanti con una conclusione centrale di Agazzi, blocca senza troppi problemi Fiorillo. Poi ultimi cambi in casa Pescara, esce Gut ed entra Omeunga e poi entra anche Vokic al posto di Giannetti. Il Pescara non si è visto in questo secondo tempo se non in pieno recupero, con un'altra occasione potenziale per pareggiarla, almeno sempre con De Sena, che raccoglie in area un pallone, però il suo tiro risulta troppo centrale e anche troppo debole. Dunque Almenti, il Vicenza ha battuto il Pescara per 1-0 grazie alla rete realizzata nel secondo tempo da Meggiorini.